Ciao, sono Agostino Bonarrigo, sono un muratore e lavoriamo nella bioedilizia ormai da diversi anni. Abbiamo realizzato questa costruzione in casa di canape calce. Ci piace molto questo sistema costruttivo perché una volta imparato è davvero semplice e rapido e si nota anche il beneficio della casa comunque girandoci dentro, con la differenza delle temperature si nota immediatamente. Oppure per fare questo materiale che voi subito sapete che cos'è, no? Ce ne sono anche di vari formati per bruciare. È un tentativo di fare una trave strutturale in canapa. Mensile su questi pacchetti, perché ogni volta ci sono riflessioni aggiuntive e li ragioneremo direttamente in cantiere, però è utile anche farsi un'idea chiara su quali sono gli isolanti naturali, quali sono i loro limiti, potenzialità. E poi l'energizzazione di questo problema è questo che Pour des projets, pour aider à réaliser par exemple un cahier des charges, voilà, pour apporter une aide. Et sur la région d'Inan, on s'est regroupé une quinzaine d'artisans, une quarantaine de professionnels. Voilà, on va essayer. Ah, un po' meno di calce idrauliche. Sono... Donc l'eau d'abord. La fraîche qui va. La fine la pour l'extérieur. La seconda. Devo riprendere perché quelle altre sono completamente cotte. Viaggiamo come Totò con le scarpone proprio aperte. Comunque, non sono resti vado, aspetta, perché il fiore avvolge. E se hai trovato delle difficoltà a lavorare in bioedilizia dal punto di vista normativo e amministrativo, inteso come pubblica amministrazione. Pubblica amministrazione no, perché non ho mai lavorato. I tuoi rapporti con la pubblica amministrazione, cioè avere un permesso per fare un lavoro in bioedilizia, in realtà per un'impresa fa poco. No, esatto, però con gli architetti con cui hai lavorato ho avuto la difficoltà di dover dichiarare cose diverse. Le 6, gli 8 poi. Vado? Sì. Che fa dei lavori. Mi chiamo Giuliano, sono stato un collaboratore dell'Agostino. Abbiamo fatto questa casa in canapa, quali prima in Italia. Abbiamo scritto questo progetto dell'Ineter, fondire anche con la terra cruda, che lo usavano una volta i nostri nonni, che è una cosa bella, diciamo così, anche se lavora bene, poi si respira anche lavorando. Grazie. Grazie.
A parte che lì poi c'è la betoniera piccolina che non può fare questa, bisogna fare le proporzioni. Era il terzo di calcio. Diceva che questo impasto permette una finitura molto grossolana, che se si vuole chiudere di più ci vuole un po' più di calcio nell'impasto. Ma io metterei anche un ticchetto. Se glielo metto un ticchetto, cosa succede? Inter è l'occasione per chi la pensa anche come me di incontrarsi, di scambiare esperienze, di fare delle verifiche, di avere anche delle conferme sul fatto che i materiali naturali sono i materiali migliori. In questa occasione Inter ha organizzato questo corso sull'utilizzo della canapa. La canapa è un materiale splendido, se ne è parlato in questi giorni, abbiamo avuto anche esperti che hanno dettagliato quali siano i risvolti positivi di questo prodotto della natura, e fra l'altro legate alle tradizioni dei nostri luoghi. Credo che i requisiti che offre la canapa in edilizia in sostituzione di materiali provenienti dalla chimica, dal petrolio, credo che la canapa offra requisiti assolutamente interessanti, e credo che le esperienze che abbiamo fatto confermino anche che c'è veramente una qualità dei risultati sia sul piano funzionale sia sul piano estetico. L'ANAB e Inter lavorano molto bene in questo senso, io spero che trovino la forza per diffondere il più possibile queste cose. Legata alla canapa e all'uso della calce, intesa come elegante, quello di sempre, quello proveniente dalla storia dei Romani, c'è anche la storia dell'utilizzo della terra cruda, anch'esso un materiale sul quale gli inesperti sollevano dubbi, e invece un materiale che per certi aspetti è veramente vincente, consente di reperire i materiali sul luogo, e anche in questo caso abbiamo fatto delle esperienze molto interessanti. E toccherà a noi, a ciascuno dei partecipanti, anche darsi da fare per diffondere i principi che sorreggono l'utilizzo di questi materiali. Queste qui sono le terre effervescenti di Spring Color, perché altrimenti per usare le terre bisognerebbe lasciarle macerare almeno una notte nell'acqua. Lo usiamo per la cultura dei vestiti, ma poi non sulla coscienza economica. Mi chiamo Verdiano, sono un muratore e ho partecipato a questo corso, a questo cantiere scuola dell'Inter, per i miei interessi sulla bioedilizia, sui materiali naturali che si ripercuotono sulla salute dell'essere umano e delle persone che ci abitano. I materiali che si sono usati in questo cantiere, la canapa e la calce, sono soprattutto la canapa, una vecchia tradizione di cultura delle nostre zone. La calce è un materiale estremamente naturale, l'abbinamento di questi due materiali è una simbiosi che dà degli ottimi risultati, come l'uso della terra cruda nell'edilizia, che porterebbe ad usare la canapa, la calce, la terra cruda, usare i materiali che potremmo trovare nel luogo per costruirci le nostre case. Yeah.
si riempiono i buchi con il latte di calcio, vuol dire in questo modo lui, Sconto debole. Ma anche in caso di quello non farebbe niente in ogni modo, perché questi sono da basso di calcio aereo. Ma anche la correttezza, perché il cervo si diretta anche qui adesso la sua la non... Ma dov'è che sento tutti i cinghiali che vanno a fare? Genova? Cinghiali, a mia amica. Genova, ho detto che in città il cinghiale è una razza. L'idea dell'utilizzo della canapa, che è un materiale che non conosco, utilizzato in edilizia, mi ha interessato molto, soprattutto abbinato alla calce, in particolar modo anche alla terra cruda. E quindi argilla cruda, terra cruda, paglia, canapa e materiali naturali sicuramente contribuiscono ad avere delle costruzioni per gli uomini veramente buone, confortevoli. Pulisci quella calce, che c'è così dopo quando gettiamo? Cioè, prendo su e giù. Ecco, quindi man mano che fai giù che senti qualcosa. Un altro piccolo particolare sono queste fascette già fissate. Hanno già attaccato la staffa per non tagliare il blocco più basso che non serviva. Per l'architrave, perché il signor Trentini, titolare della casa, quando abbiamo detto facciamo la casetta in piccolo, lui ha detto non ci sono più architravi, allora ma come facciamo? Ve lo faccio io. Ma il pilastro deve essere assolutamente a contatto. La struttura portante non è il blocco, è il legno. I pilastri devono essere ben allineati, ben a piombo, e devono essere fra di loro poi ben fissati con la tavola di contorno. Chissà qua sotto. Una collega che va di loro è anche di un'altra ditta che ha fatto questo sistema e quindi il sistema prevede che la struttura di legno sia all'esterno. Ho partecipato al cantiere scuola in Ater perché penso che dopo 25 anni di aver lavorato nell'edilizia tradizionale, che vuol dire comunque aver utilizzato materiali anche poco naturali e ricavati molto spesso dal petrolio, utilizzare metodologie e materiali naturali. E mi ha aperto la mente, ma soprattutto anche il cuore, entrare più in merito all'utilizzo di questi materiali naturali e di portare le mie conoscenze anche, perché no, nell'azienda in cui lavoro. Sono capitata in cantiere perché un amico ci ha raccontato di questa cosa, ci siamo incuriositi, siamo venuti a vedere. E poi da brava donna di casa io ho girato questa casa. Ieri pomeriggio alle 4:30 c'era fresco, anche nelle pareti dove picchiava il sole. E poi ho annusato tutti i muri, ho annusato le pareti e ho annusato gli intonaci, non c'è puzza, che è una cosa piacevolissima. Hi, I'm Sophie. I'm here because I'm with friends working on a farm, ecological farm, and I know about canopy before because I'm studying sustainable architecture in Sweden, in Umeå. I'm from Sweden but from Stockholm, and I know about hemp in English before because we had visitor Professor Tom Woolley from Northern Ireland. And he's been working with the hemp, but it's not common in Sweden. It used to be a very important plant, but now not so much as before. And terra cruda is not so common where I'm from. In the northern part of Sweden, we mostly use wood for construction, traditional construction, and now a lot of steel and concrete. This is a very interesting material for the future, I think.